Padre Pio incoraggiava molto i suoi confratelli sacerdoti perché sapeva bene che il suo ministero era un ministero difficile. E quindi sapeva dire parole dure, ma soprattutto quelle parole che lui aveva sentito e ascoltato da Gesù in una visione di cui abbiamo già detto qualcosa in precedenza, ma sapeva dare anche loro dei suggerimenti, delle parole di incoraggiamento. Anche, come vedremo in seguito, nel modo di accogliere i penitenti, nel modo di confessare, anche nel modo di negare o non negare l'assoluzione. E dopo la semplicità, questa virtù che particolarmente deve dimorare nel cuore di un consacrato, di un sacerdote, Padre Pio, sempre in una lettera, a Padre Agostino da San Marco in Lamis, dice appunto e parla della pace. Dice che la pace è la semplicità dello spirito, la serenità della mente, la tranquillità dell'anima, il vincolo dell'amore. La pace è l'ordine, è l'armonia in tutti noi. Ella è un continuo godimento che nasce dal testimonio della buona coscienza. La pace è l'allegrezza santa di un cuore in cui vi regna il Dio. La pace è il cammino alla perfezione, anzi nella pace si trova la perfezione. Ed è Ed, il demonio, che conosce assai bene tutto questo, fa tutti gli sforzi per farci perdere la pace. Allora, ecco che Padre Pio invita i sacerdoti a conservare questa pace nel cuore, questa pace interiore che è la prova, lui dice il testimonio nel linguaggio del suo tempo, la prova della presenza di Dio in un cuore. Certamente questa pace Dio la dona a tutti coloro che gli lasciano spazio nel proprio cuore. Ma qui Padre Pio sta parlando ai sacerdoti. E poi Padre Pio, da buon padre spirituale, ecco che ammonisce e dice: stiamo bene allerta ad ogni minimo sintomo di turbamento ed appena ce ne accorgiamo di cadere nello scoramento, cioè nell'abbattimento, nello scoraggiamento, nella depressione, diremmo oggi. Ricorriamo a Dio con filiale fiducia e con totale abbandono in Lui. Ogni nostra perturbazione, cioè inquietudine, dispiace assai assai a Gesù, essendo che una tale perturbazione non va mai scompagnata dalla imperfezione e che sempre ha la sua origine nell'egoismo e nell'amor proprio. La perturbazione interiore, dice Padre Pio, è sempre il frutto di una tua imperfezione, ma è legata all'egoismo e all'orgoglio. Di una sola cosa l'anima deve rattristarsi, dice Padre Pio, dell'offesa di Dio. Ed anche su questo punto bisogna essere molto cauti. Dobbiamo rammaricarci sì dei nostri mancamenti, ma con un dolore pacifico, fidenti sempre nella divina misericordia. E poi Padre Pio inizia a parlarci dei rimproveri che l'anima fa a se stesso, ma di questo vi dico domani. Ciao, Padre Pio TV, sempre dritto al cuore.